Adesso Vale, guardiamo un approfondimento perché lo scorso 22 marzo, in occasione della giornata mondiale dell'acqua, la società acquedottistica della Ruzzoreti ha aperto le porte del potabilizzatore di Montorio e di Alba Adriatica. Presidente, quest'oggi è una giornata importante, il primo Open Day della storia della Ruzzoreti, questo per aprirsi ai cittadini. Assolutamente sì, abbiamo deciso il giorno della giornata mondiale dell'acqua, scusate la ripetizione, di dare vita a un'operazione trasparenza e quindi di aprire due degli impianti più importanti e più caratteristici del servizio idrico integrato, cioè il potabilizzatore e il depuratore, alla cittadinanza. Siamo veramente molto contenti e ringrazio i cittadini che hanno voluto partecipare perché l'iniziativa è stata accolta con entusiasmo e penso che nei prossimi anni continueremo su questa strada. Ingegnere, è una giornata importante qui al potabilizzatore di Montorio. Avete portato in tour due gruppi di curiosi, come è andata? Penso bene, ho visto le persone molto coinvolte, anche stupite dalla presenza di un impianto così spinto sotto il profilo tecnologico nel nostro territorio. L'impianto di potabilizzazione, come appunto ci racconta il nome, potabilizza un'acqua che in ingresso non è ancora destinabile al consumo umano. Quindi attraverso una serie di processi di sezioni di trattamento che si susseguono all'interno dell'impianto favorisce una progressiva chiarificazione e potabilizzazione dell'acqua che all'uscita diventa perfettamente potabile e quindi destinata al consumo dell'utenza. È un impianto ventennale, quindi nato nella fine degli anni 90, che è stato potenziato nel tempo aggiungendo la sezione di disinfezione spinta fatta con la molecola dell'ozono, parliamo di ozonizzazione. L'impianto è cresciuto nella capacità di trattamento, oggi arriviamo a 1460 litri al secondo, modulabili in funzione delle esigenze della rete acquedottistica. Ci attestiamo su portate più basse perché fortunatamente il nostro territorio è ampiamente servito dalle sorgenti di montagna. L'impianto integra laddove c'è la necessità di garantire una offerta compatibile con il consumo che ci richiede la rete. Quindi è un impianto che tratta acqua naturale di tipo superficiale che scorre su alvei fluviali, su terreni e viene convogliata all'impianto per essere appunto trattata. È un trattamento di tipo chimico-fisico che passa attraverso una disinfezione iniziale con ozono per arrivare alla chiarifloccolazione, un processo che utilizza reagenti ovviamente compatibili con acqua potabile che determinano una perfetta chiarificazione dell'acqua, quindi l'acqua fuoriesce dalla chiarifloccolazione praticamente limpida, entra in letti di filtrazione, quindi bacini con del materiale inerte dove l'acqua viene fatta passare per gravità e viene ulteriormente chiarificata per arrivare alle vasche di accumulo finali dove avviene la clorazione, quindi l'aggiunta del disinfettante che garantisce la sicurezza del trasporto dell'acqua verso la rete. Sono tanti
progetti che Ruzzoletti mette in campo anche per i più giovani, perché noi lo scorso anno abbiamo anche seguito un po' gli incontri nelle scuole. Quello è stato un progetto che, diciamo, ci ha riempito veramente di grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto dei piccoli libri a fumetti per i bambini delle elementari con protagonisti la Daphnia Magna, un indicatore biologico che abbiamo qui nei nostri laboratori, e una bambina di nome Mia, e con questi opuscoli abbiamo spiegato ai bambini quali sono le buone pratiche per evitare il consumo indiscriminato dell'acqua potabile. È stato accolto dai bambini con un entusiasmo che io non veramente insperabile. Tra l'altro ho trovato dei bambini nelle scuole elementari preparatissimi rispetto a noi adulti, molto più preparati di noi, che hanno lavorato grazie ai loro insegnanti sull'ambiente, sul riuso dell'acqua, sul ciclo idrico. Insomma, veramente è stato accolto con grandissimo entusiasmo, ne sicuramente faremo altri, anzi stiamo già valutando il prossimo progetto, magari per le scuole questa volta medie, perché io ritengo che bisogna lavorare sui giovani, nel senso che ormai noi adulti abbiamo già delle nostre idee strutturate, ma con i bambini, con i ragazzi si può veramente cambiare la cultura rispetto soprattutto all'ambiente, all'approccio che si ha con l'ambiente, quindi anche con il servizio idrico, e quindi continueremo su questa strada. Quanto è importante parlare con i cittadini, parlare con il territorio in pratica, perché poi molte cose non si sanno. Arriva l'acqua a casa, però non si sa cosa c'è dietro. Certo, sono d'accordo, mi sono resa conto proprio personalmente, anche condividendo riflessioni con amici e conoscenti, che c'è proprio inconsapevolezza dell'attività della Ruzzoletti. La Ruzzoletti si associa, diciamo, alle sedi che sono nella città di Teramo, ma non è percepito il lavoro che c'è dietro sulle reti e sugli impianti, sia per la parte della potabile che per quella della depurazione. Quindi mi sono accorta anche dalla visita odierna, dalla curiosità delle persone, anche dalla maggiore tranquillità che hanno avuto nel sentire quanto è controllata l'acqua della Ruzzoletti. Insomma, ho percepito quanto sia importante condividere informazioni anche di carattere tecnico che possano favorire proprio la conoscenza di un'azienda così tecnica e così, diciamo, peculiare per il territorio, per una risorsa quale è quella dell'acqua. Quali sono le prospettive? Le prospettive in questo momento sono rosee, diciamo trasparenti, nel senso che gli investimenti, abbiamo varato circa 90 milioni di euro di investimenti sul territorio per quello che concerne il servizio idrico integrato, inteso sia come potabilità che come depurazione. E gli investimenti che sono stati portati a termine, perché poi questo è importante, no? Perché tante volte nel pubblico si capitano gli investimenti ma non si portano a termine. Noi li stiamo portando a termine, basti vedere appunto i depuratori di Alba Adriatica e di Tortoreto, che sono veramente all'avanguardia, e i risultati si iniziano a vedere. Abbiamo contribuito sicuramente alle bandiere blu sulla costa adriatica, quindi la strada che abbiamo intrapreso è secondo me la strada giusta. Adesso bisogna mantenere la barra dritta, continuare con questi obiettivi, lavorare per comparti come stiamo facendo, intercettare i finanziamenti e continuare a portarli a termine. Qual è il territorio che tocca questo potabilizzatore? Perché è il potabilizzatore di Montorrio Alvomano, ma non tocca Montorrio Alvomano. Esattamente, il paese di Montorrio, il comune di Montorrio Alvomano è servito dalle sorgenti di montagna che sono a monte del suo territorio. L'impianto che si trova a Montorrio prende acqua da monte, quindi il comparto montano del bacino idrografico del fiume Vomano. E porta l'acqua sull'asta del Vomano, quindi tutti i comuni da Castelnuovo a Roseto che seguono il Vomano verso il mare, e tutta la costa, quindi verso sud Roseto e Pineto e verso nord fino a Martinsicuro. Quindi è un impianto a integrazione fissa dei comuni dell'asta del Vomano e dei comuni della costa. Ecco, questo è un impianto che è destinato a diventare tra i più importanti della regione.
Questo è un impianto che è stato oggetto di un finanziamento importantissimo di 50 milioni di euro che garantirà un suo revamping e un suo ampliamento e farà sì che potremmo fornire ancora più acqua alla provincia di Pescara rispetto al passato, quindi insomma un impianto che si avvia a diventare veramente strategico per la regione Abruzzo e per il suo approvvigionamento idrico. Sì, è destinato ad una crescita nella capacità di produzione, quindi anche in soccorso di altri gestori, è destinato ad un ulteriore affinamento del trattamento attuale per garantire, diciamo, un'acqua che sia sempre di maggiore qualità. Quindi un progetto importante che vedrà, insomma, crescere la struttura e la complessità del trattamento. Quanto riguarda gli Open Day, non sarà l'ultimo. Non sarà l'ultimo, adesso valuteremo anche gli altri impianti e sicuramente la prossima volta magari cerchiamo di farlo anche in un giorno non lavorativo, così si consentirà una maggiore partecipazione, ma io ho interesse affinché la cittadinanza capisca effettivamente quanto la Ruzzo Reti sia l'azienda del territorio, dei cittadini sul territorio. Non è solo una questione di politica, di sindaci che vengono, votano, perché a volte arriva solo questo messaggio politico ai cittadini rispetto a questa tipologia di azienda, ma è proprio l'azienda di noi cittadini e quindi io vorrei che ogni cittadino abbia la possibilità di visitare i suoi impianti.